Due nazionali italiane giovanili ancora qualificate alle fasi finali dei campionati europei. Significativo, bello che accada nella casa del Campus Italia, nel centro tecnico federale e nello stesso campo dove tra l'altro abbiamo eliminato la Turchia poi qualche mese fa. Vuoi dire che dobbiamo giocare sempre qua? No, veramente hai tirato fuori dei punti fondamentali, perché in questi anni i primi risultati chiaramente si vedono dai giovani e li abbiamo sempre cercato di portarli a casa, ci siamo riusciti, abbiamo conquistato la stima delle grandi paesi della pallamano e con questa qualificazione, con la formula appunto dei gironi, ci permette di certificare un lavoro importantissimo. E il centro federale, il campus, sinceramente ci ha dato una mano, perché io penso di non aver mai allenato una squadra così tatticamente preparata nei dettagli, e questo non è nelle altre nazionali, questo è difficilissimo, e questo era il grande vantaggio che noi avevamo. Bisogna pensare che non è mai scontato, perché quando si fanno tre partite in tre giorni, soprattutto con i giovani, i risultati sono non lasciano proprio giustizia. Noi abbiamo perso 10 con l'Olanda e bisogna azzerare questo, quindi non bisogna dare sempre giudizi pesanti, soprattutto su ragazzi di 17-18 anni, perché è normale, anche l'Olanda ha perso, così ha fatto la Lituania, eccetera. Però questa squadra era preparatissima e con il gioco di squadra, secondo me, abbiamo ottenuto la qualificazione. Una squadra che ha anche saputo soffrire poi, no? Nell'arco di tutto il torneo, perché la prima partita abbiamo rincorso e abbiamo pareggiato. Ieri una sconfitta di 10 gol, oggi 50 minuti praticamente in rincorsa, poi abbiamo saputo reagire, rispondere tenendo fede alla 6-0, perché oggi abbiamo tenuto poi praticamente per tutta la partita quella difesa lì. E poi credo che tu ci abbia parlato anche in privato, o forse ha sentito le interviste, Trost stasera ha giocato una partita incredibile. Chiaramente a livello giovanile alcune individualità fanno la differenza. Poteva essere il portiere della Lituania nel primo tempo, era solo quella la grande differenza. E Trost per noi era il punto di forza. Stamattina abbiamo fatto riunione, lui era veramente in crisi, era infortunato, ma sapeva che se dovevamo vincere lui doveva essere Trost, e ci è riuscito sicuramente. Per cui anche questo fatto, questa squadra era davvero una famiglia, loro vivono insieme, per cui quando ci sono le difficoltà non hanno problemi a stare insieme. Per la pallamano italiana, per i nostri ragazzi, è troppo importante potersi continuare a misurare con l'elite, no? Per tutti noi, anche come movimento in generale, continuare a misurarsi con l'elite della pallamano europea. Certo che se giochi con i migliori cresci sempre di più, questo è scontato. Poi soprattutto se per giocare con i migliori devi fare delle qualificazioni equilibrate, questo ti fa veramente la differenza, perché non c'è stage o non c'è settimana di allenamento o di partite amichevoli che vale come 3 giorni di partita.